Giovanni Contini raccontarvi la sua storia di me stesso. Grazie. Ciao a tutti. Come ha premesso Alan, mi sono spostato a Londra un annetto fa per espandere un business nel settore finanziario che si chiama UKID, e quello che facciamo noi con tutta l'azienda è praticamente la gestione del risparmio utilizzando l'intelligenza artificiale e utilizzando anche questa nuova tecnologia che si chiama blockchain. Quanti di voi hanno già sentito parlare della blockchain? Un po' pochi. E quindi vi spiegherò anche velocemente cos'è. Ma quello che voglio spiegare, che voglio raccontare oggi, soprattutto è la mia storia come persona, cosa mi ha portato a mettere su questa società e perché lavoro con molte persone diverse, soprattutto anche anziane, grazie alla loro esperienza e in cerca di molte università. E parto raccontando la storia di mio padre. Quella è una foto di me e mio padre quando io ero molto piccolo di adesso. E penso che sia importante raccontare la storia che ha avuto mio padre, che ha passato a me, perché penso che noi come persone siamo chi siamo per il percorso che abbiamo dalla nascita ad oggi. Credo che in parte geneticamente siamo predisposti a certe cose, ma buona parte del modo in cui pensiamo è influenzato dalle situazioni che ci circondano. E prima tra queste c'è la famiglia, che secondo me è un valore ancora più importante rispetto al sistema educativo che si ha a scuola. E questo lo dico perché la differenza che può fare un genitore oppressivo piuttosto che uno che lascia parecchia libertà di sbagliare può portare a grandi differenze nella personalità dei ragazzi. E mio padre è sempre stato uno molto aperto mentalmente e lui a sua volta era un imprenditore. E queste sono foto di mio padre una trentina d'anni fa. Lavorava nel settore delle edizioni musicali ed è stato cofondatore della Avex, che è l'immagine in alto a destra all'inizio. Questa casa discografica è stata fondata in Giappone ed è oggi la casa discografica indipendente più grande del mondo, conta oltre 1500 dipendenti, ma tutto ciò era nato da nulla e da un episodio di apertura mentale, in quanto uno dei cofondatori, uno degli altri, si chiamava Tom Yoda, che allora aveva una sessantina d'anni, e mentre mio padre aveva più o meno la mia stessa età di adesso. E quello che succedeva era che mio padre era uno stagista, come lo chiameranno oggi, per una casa discografica italiana, e si sono presentati questi di Alex a cercare di comprare un catalogo da rivendere poi in Giappone. Il meeting l'hanno fatto fare a mio padre perché i suoi datori di lavoro reputavano i giapponesi come sfigati e praticamente non volevano perdere tempo con loro. Mio padre ha deciso di prendersi il tempo di ascoltarli, ha intuito la genialità degli altri cofondatori e ha deciso di mollare tutto e ripartire con loro, andando poi a lavorare in Giappone, che ancora oggi è difficile come paese con cui lavorare per le nuove università, ma allora lo era ancora di più. Questo è un grafico che fa vedere velocemente come è cresciuta Avex negli anni, e se non ci fosse stata questa differenza di generazioni tra mio padre che era giovane e questo Yoda che aveva qualche anno in più, quasi sicuramente non sarebbe successo tutta questa crescita. Corre leggenda
credo in Giappone che Yoda abbia ispirato il Yoda di Star Wars. E conoscendo Yoda io stesso, mi sembra un'ipotesi plausibile. Perché oggi lavora anche nel settore della cinematografia ed è anche molto amico di Lucas. E perché ho messo questa slide? Perché ho raccontato questa storia? Perché a sua volta anche per me Yoda è stato di grande ispirazione. E come ha fatto questo? Penso che ancora più importante rispetto a consigli pratici di cosa fare quando si hanno determinate problematiche sul lavoro, penso sia importante costruirsi una base filosofica quando si fa imprenditoria che ti permette di andare avanti qualunque cosa accada praticamente. E per far questo c'è bisogno di avere un istinto dentro che ti porti a resistere a tutto essenzialmente. Ed è inevitabile, facendo impresa, che si hanno spesso parecchie problematiche. Capita spesso di disegnare una timeline e quella non verrà mai rispettata, perché ci si immagina che tutto andrà come si spera, ma ci sono sempre imprevisti fuori dal controllo. Anche in queste situazioni è molto utile avere persone più anziane che lavorino con noi, ma serve anche un aiuto filosofico. Ci sono stati episodi in cui ho chiesto aiuto anche a Yoda, e uno degli episodi che ricordo meglio è stato quando pensavo al valore della fortuna nel lavoro, perché capita spesso di ritrovarsi in situazioni molto umili, basta incontrare una persona in un evento casuale, magari oggi incontreremo un'altra persona che potrebbe cambiare la nostra vita, e le casualità che ci portano a questi eventi sono molto forti. E lui sostiene che la fortuna sia il 80% di un'impresa di successo. Tuttavia crede anche che tutti noi abbiamo un po' di fortuna, nel senso che è come se noi stessimo camminando avanti e non possiamo guardare indietro, e ogni tanto capitano delle opportunità attorno a noi e noi dobbiamo essere bravi a identificarle e saltarci addosso essenzialmente e approfittarne. Tuttavia è vero che alcune persone hanno meno opportunità rispetto ad altre, ma la sua convinzione è che tutti noi abbiamo queste basi di opportunità, quindi mi ha spesso incentivato ad aprirmi mentalmente, ad accogliere punti di vista diversi, perché queste sono opportunità che passano e che non si hanno modo di cogliere se poi il treno va via. E dopo aver avuto molte influenze da parte sua, ho creato questa società con molti altri ragazzi che, come dicevo, opera nella gestione del risparmio, e generalmente, mentre l'intelligenza artificiale è una tematica che anche chi ha qualche anno più di me è anche più predisposto a saperla far bene, la tematica della blockchain è molto riservata a chi è più giovane. La blockchain cos'è? La blockchain è la tecnologia che sta dietro a questa nuova criptomoneta che si chiama Bitcoin, che appare spesso nei giornali negli ultimi anni. E perché Bitcoin vale così tanto? Un pezzo di codice che sta su internet lo valutiamo ormai 5.000 dollari. Questo perché dietro c'è la tecnologia che si chiama blockchain, che permette di registrare tutte le transazioni in modo decentralizzato. Quindi mentre noi in passato ci fidavamo di una banca, un'ente centrale a cui due persone danno fiducia, oggi registriamo le transazioni con la blockchain, facendo registrare a migliaia di controparti diverse su internet. Questo permette di distribuire il rischio di errori ed è il motivo per cui vale così tanto la blockchain come tecnologia. Oltre all'applicazione di mera transazione finanziaria, è anche permesso oggi registrare contratti sulla blockchain, quindi non ha più senso magari andare dal notaio, la cui funzione è solo confermare che è avvenuta una transazione, un,
uno scambio di beni, un agreement tra due parti. Oggi si riesce a registrare questo su blockchain facendo in modo che ci siano migliaia di notari online. Questa tecnologia è nuovissima, è nata appena dopo la crisi del 2008 e i più grandi promotori della blockchain di oggi hanno tutti la metà e sono nati parecchi milionari della metà perché hanno investito il loro tempo e denaro in queste nuove tecnologie. E su questo è praticamente, cioè non ho mai visto nessuno anziano lavorare con la blockchain. Ma potrei fare anche severo e dire dai 40 su questa tecnologia. E, noi operiamo, no, non voglio stare a dirvi in dettaglio come operiamo, però uno degli aspetti che mi piace molto della società è che io sono più giovane, ho 21 anni, il più vecchio è Paolo Savona, che di anni ne ha 81, e abbiamo un po' di tutto in mezzo. Purtroppo mancano le quote rosa, quindi se qualcuno vuole candidarsi siamo ben lieti di accettare, ma oltre abbiamo diversità nelle competenze ma anche nell'età, e penso che questa diversità nell'età ci aiuti molto nelle nostre operazioni day-to-day. In particolare all'interno della società mi occupo di business development e di compliance, tematiche su cui anche Paolo Savona è molto esperto, quindi abbiamo una diversità enorme di età, mentre tecnologicamente andiamo dai 28 anni ai 60 di Franco Grassi, quindi anche lì ci sono molti input diversi, e quando invece si viene nelle day to day activities c'è molta importanza anche dell'expertise che si accumula negli anni. Ovviamente io come quasi buona parte dei miei coetanei siamo abbastanza arroganti, pensiamo di aver capito come funzionano le cose, lavoro anche nell'ambito della comunicazione, mi verrebbe da dire beh, non è minimamente parlato delle altre su Facebook che per noi sono la priorità, però anche è anche vero che senza ciò che c'è la maggioranza della popolazione è ancora più vecchia di me. Lo sa anche un po' come data la longevità, e quindi è molto importante accogliere questi messaggi da chi è più anziano e farne tesoro. Tuttavia non è solo un vantaggio per me che sono giovane raccogliere informazioni da chi è più anziano, quanto lo è anche per chi è più anziano ricevere nuove informazioni da chi è più giovane. C'è sicuramente molta importanza su questa tematica da noi ed è il motivo per cui Paolo Savona lavora con noi. Noi ci siamo presentati da lui proponendo nuovi sistemi di gestione del risparmio, che a lui erano nuovi, lui era ministro dell'industria, presidente di Unicredit, Banca di Roma, ha avuto parecchi ruoli istituzionali e aveva smesso di lavorare per altre società, gli era anche stato chiesto di tornare in credit, ma ha preferito concentrarsi sulla nostra attività. E tutto questo perché? Penso perché ci sono principalmente due motivi. Di nuovo, uno scambio di informazioni. Quindi da un lato penso che chi è più anziano, la pensione, se può essere ricreazione, svago, viaggi, eccetera, eccetera, può anche essere un tempo che si investe per dare indietro alla società, soprattutto se si ha se si hanno ottenuti grandi risultati con la propria carriera, a maggior ragione penso sia un ruolo importante quello di chi è anziano di dare indietro alle nuove generazioni, anche perché una volta che non ci sei più chiusa la porta, insomma. E dall'altro lato c'è il lato di Savona della sua curiosità innata. Lui quando ci parla mi sembra più giovane di me per i modi di fare, perché è molto curioso e ancora più di me, e quindi aveva deciso lui di approfondire tutti i contenuti che gli proponevamo del Wave in Fintech
E io ero convinto che tutte queste nuove tecnologie potevano avere risvolti teorici molto importanti per le sue teorie di politica economica. E lui sostiene che è lui a dover imparare da noi e che la collaborazione intergenerazionale opera ormai dai giovani piuttosto che dagli anziani, perché siamo noi a poter offrire, noi giovani a poter offrire qualche esperienza nuova per poter affrontare ostacoli che invece sono vecchi. Questo soprattutto per gli scenari economici che ci portiamo avanti da una decina d'anni. Pertanto lui si ritiene grato di lavorare con noi grazie agli stimoli che gli diamo intellettualmente, sia da studioso che da analista economico. E quindi lui ha investito molto del suo tempo, investe ancora, proprio per, in ottica di lungimiranza anche per se stesso e non solo per noi. E quindi ciò che spero che si avrà, che tutti noi avremo, è un'attitudine di apertura mentale sia nel cercare di dare che anche nel ricevere, ovviamente. E vi lascio con una frase che mi ha detto un educatore di Google 7 anni fa. Il suo augurio per le persone era: May you inspire and be inspired every day.